si mobilita per accogliere i profughi e fornire aiuti alla popolazione. I popoli del Mediterraneo chiedono la pace, la conclusione del forum alla presenza del presidente Mattarella. Galleria degli Alberti, la fondazione Cassa di Risparmio presenta un'offerta per l'acquisto della collezione. Simula la vendita della casa al figlio per non pagare il debito con il fisco, indagato un'imprenditrice. Prato ancora a secco di vittoria a lungo Bisanzio, finisce 0-0 lo scontro diretto contro la Bagnolese. Buona serata dalla nostra redazione, bentrovato in nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Prato si mobilita per l'Ucraina. Il sindaco Biffoni dice faremo la nostra parte per accogliere i profughi e fornire aiuti. Stasera si riunisce il Comitato Pro Emergenze che farà da punto di riferimento istituzionale per le iniziative di solidarietà. Il Comune di Prato si mobilita per fornire gli aiuti necessari al popolo ucraino e ha già attivato il Comitato Pro Emergenze, che si riunirà questa sera per rendere operative le iniziative. Per mettere a punto la macchina degli aiuti, oggi pomeriggio il sindaco Matteo Bifoni e gli assessori Mangani, Santi e Squittieri hanno incontrato i rappresentanti della comunità ucraina di Prato, tra cui Don Nicola Zuzzar. Una comunità piccola che si sta mobilitando per portare aiuti ai profughi, donne e bambini, visto che gli uomini sotto i 60 anni sono trattenuti in patria dalle leggi marziali per difendersi dall'avanzata dei militari russi. Le richieste ovviamente sono quelle, possiamo dire, prima di tutto il supporto, non soltanto quello morale, ma specialmente con la situazione creatasi in Polonia e anche in Romania eh, con i profughi magari anche di aiuto concreto che loro cercano già con le loro forze ecco, di, di mandare avanti. La comunità è piccola però si sono organizzati e ora vediamo di allargare questo aiuto appunto coinvolgendo tutte le istituzioni, ovviamente anche la Caritas e la Chiesa locale. Sul fronte dell'accoglienza degli ucraini in fuga dalla guerra, vi è un confronto istituzionale sotto legge della Prefettura. Domani, in qualità di Presidente Anci Toscana, il Sindaco Biffoni sarà al Ministero dell'Interno a Roma per capire quali canali si possano aprire. Intanto il Comune ha attivato una mail per i cittadini ucraini presenti a Prato che hanno necessità di segnalare difficoltà. emergenza ucraina, il Comitato pro emergenze si occuperà di raccogliere e convogliare gli aiuti e le offerte che i privati cittadini e le associazioni vorranno mettere a disposizione della popolazione colpita dalla guerra. Ci faremo trovare pronti per questi bambini in particolare donne che stanno arrivando sui territori, sul territorio italiano fuggendo dalla guerra, dalla follia dell'invasione dell russa. Ci faremo trovare pronti appunto in fase di, di accoglienza sia con la parte dell'ospitalità, quindi il letto, mangiare eccetera, ma anche attivando un supporto psicologico, anche attivando le scuole. Fatemi ringraziare i dirigenti scolastici del Comune di Prato che fin da stamattina si sono messi a disposizione. Per l'eventuale accoglienza dei bambini che dovessero arrivare dall'Ucraina. Dall Insomma, tutto il sistema si sta muovendo, ovviamente, anche grazie a Prato Pro Emergenze. E ascoltiamo adesso la testimonianza di Maria, donna ucraina residente da un anno in città che proprio in queste ore sta accogliendo nella sua casa di Prato la cognata e il nipotino in fuga da Kiev. Il fratello di Maria che lavora nella polizia della capitale Ucraina ha preso alcune ore di permesso per mettere in salvo ed accompagnare al confine ungherese la moglie e il bambino di quattro anni ed è tornato a fronteggiare l'avanzata dei militari russi. Nel video la testimonianza della donna. Oggi arrivo da me qui a Prato a tavola mio cognato con bambino di 4 anni. Sono arrivati? sono arrivati mio fratello che ha portato da Kiev l'oro al frontiere, adesso lui ritorna a Kiev a combattere. E ha portato al frontiere ungherese il mio marito con la macchina è andato a prenderla e così fanno adesso tutti gli ucraini a noi aiuto, aiuta molto Polonia abbiamo visto che c'è opzione che un paese può aiutare l'altro visto che c'è questa situazione che io chiedo Italia. Un paese economicamente sviluppato, trovare le risorse per la gente e salvare le vite di ucraini. Il suo fratello è tuttora in Ucraina? Sì, mio fratello è in Ucraina. Lui lavora in eh, Dipartimento di Polizia di Capitale. E lui eh, stava difendendo l'aeroporto Giuliani che eh, era bombardato. Lui ha raccontato che loro facevano. Come si dicono i buchi intera? Scusate, sono rappresentante che non parla molto bene italiano perché solo acquistavo e parlavo ogni giorno ucraino e russo. E allora, lui difendeva l'aeroporto. Tra due giorni ha chiesto permesso di andare a salvare sua moglie con bambino che erano sotto il palazzo lì a portare qui, aiutare, a portare qui da me. E adesso lui sta tornando al lavoro. Si preoccupata. Eh, certo che sono preoccupata, perché non c'è garanzia. Putin dice una cosa e fa un'altra cosa. Non crede più nessuno a lui. Eh, eh. Non si sa cosa aspettare veramente, la gente è molto spaventata, è una tragedia di, una di un paese pacifico, un paese che voleva entrare in Unione Europea, proprio per quello sta rovinando la nostra economia, sta ha rovinato già metà dell'Ucraina, non sappiamo i suoi piani, però noi siamo forti, eh, siamo molto forti. Combatteremo, chiediamo aiuto dall'Unione Europea, da tutti i Paesi. I popoli del Mediterraneo chiedono la pace, il forte e accorato appello che viene dalla Basilica di Santa Croce, dove alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata celebrata la messa di chiusura del Convegno dei Sindaci e dei Vescovi del Mediterraneo. Per noi c'era Giacomo Cocchi. Con la messa nella Basilica di Santa Croce si è concluso il convegno di Firenze, Mediterraneo-Frontiera di Pace. Da mercoledì a domenica, sindaci e vescovi delle città che si affacciano e sono bagnate dal Mediterraneo si sono ritrovati per parlare di pace, cooperazione, ambiente, cultura. In questi giorni, nei quali. C'è la guerra in Ucraina, è stato rinnovato un forte appello alla pace. La messa dove avrebbe dovuto essere presieduta dal, da Papa Francesco, che però è rimasto a Roma per un'acuta gonalgia. Quindi è stato il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI e vero ispiratore di questo convegno, nel solco del sindaco santo Giorgio Lapira, a presiedere l'Eucarestia. Possano i popoli del Mediterraneo, essere testimoni per il mondo intero di una pace possibile, quella che parte dal cuore convertito al Vangelo e produce scelte per il bene di tutti. Presente come da programma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato in treno a Firenze e salutato con affetto dalle tante persone presenti in piazza. Il Presidente non ha rilasciato dichiarazioni, è stato accolto al suo arrivo dal sindaco Nardella e dal presidente della regione Eugenio Giani e poi ha partecipato alla celebrazione della Messa in Basilica. La sua presenza, come quella di Draghi, ad apertura del convegno ha certificato l'importanza di questo appuntamento voluto dalla CEI. E credo che il significato di tutto questo sia qui, che noi stiamo accanto alla gente, questo è la pace. L'unità nascono dallo stare vicino alla gente. Eh, stamattina hanno parlato insieme per la prima volta nella storia recente il sindaci di Istanbul, Gerusalemme e Atene insieme a Firenze. Un grande messaggio di pace, di unità, di fratellanza eh, e un grande segno anche di forza perché vedere sindaci di religioni diverse tutti insieme con i vescovi di 20 paesi del Mediterraneo è un fatto straordinario. Sul sito web di TV Prato è possibile scaricare e leggere il testo integrale della carta di Firenze. E al termine della messa abbiamo avvicinato il vescovo di Prato, Monsignor Giovanni Nerbini, che ha partecipato agli ultimi due giorni del convegno mediterraneo Frontiera di Pace. Cosa riporta Prato da questo convegno? Ma intanto ecco, la prima cosa forse... Eh, che vale la pena conservare è l'entusiasmo che si è riespirato in questi giorni, la determinazione da parte di tutti i sindaci e pastori nel volere ecco, percorsi itinerari appunto, di incontro, eh, di collaborazione, di rifiuto dello scontro e della guerra che poi è l'ultimo. O il primo dei no da dire. C'è stata venerdì una veglia di preghiera, un rosario spontaneo in Duomo a Prato. Hanno partecipato tante persone. Cosa possiamo dire eh, ai fedeli che rimangono smarriti da questa guerra che è in Europa? La cosa che mi sento di dire è questo: mi pare che il discorso della pace, come il discorso della salute, ora è un paragone per, anal per analogia, non ci dovrebbe vedere. Mobilitati nelle emergenze, ma nell'ordinario. La salute ci si ricorda quanto è importante quando la si sta per perdere, ci si muove, ma è una cosa bellissima questo, questo movimento che si è creato soprattutto di preghiera nell'emergenza. Ecco, noi dobbiamo capire che la pace appartiene a quei valori che vanno coltivati sempre, non una volta, non per le emergenze, non quando rischiamo di perderla, ma ogni giorno ci dovrebbe vedere impegnati a costruirla nella preghiera e con ogni singola azione, come ha ricordato il Papa anche nell'intervento ultimo del, dell'Angelus. Torna a far parlare la manifestazione per la pace che sabato scorso ha radunato centinaia di persone in piazza del Comune, stavolta però a causa delle polemiche contestato agli organizzatori il modo con cui sono stati gestiti gli interventi. Ha lasciato strascichi polemici la manifestazione per la pace organizzata sabato pomeriggio in piazza del comune dal comitato promotore del 25 aprile. Al presidio hanno preso parte sindacati, associazioni e centinaia di persone. A creare malumori il presunto trattamento subito dalle donne ucraine presenti, prima sarebbe stato impedito loro di cantare l'inno ucraino, poi sarebbe stata negata la possibilità di replicare dopo l'intervento di una rappresentante della rete degli studenti medici che avrebbe parlato di deriva nazionalista dell'Ucraina. Ricostruzione che viene smentita dagli organizzatori ma che ha comunque scatenato numerose reazioni. Che vergogna, una guerra strumentalizzata per fare propaganda da parte di qualche gruppo di partito. Sono davvero dispiaciuto. Non avrei mai pensato che parte della sinistra, pur di dare contro alla Nato e agli USA, potesse spalleggiare nazisti alla Putin, ha detto l'onorevole Giorgio Silli. La rete di associazioni, sindacati e partiti promotori dell'Appello Prato per la Pace esprime rammarico per come sono stati gestiti dagli organizzatori gli interventi. La comunità ucraina vede il proprio paese invaso e sotto bombardamenti. In un momento in cui la città si raccoglie per esprimere solidarietà, è grave togliere il il diritto di replica a chi in questo momento ha più bisogno di vicinanza e solidarietà, hanno fatto sapere in una nota i promotori di Prato per la pace. Ci preme sottolineare quanto siano stati inopportuni gli slogan che abbiamo sentito contro NATO, Unione Europea, Stati Uniti e addirittura contro la stessa Ucraina, ha aggiunto Stefano Micheloni, segretario provinciale di azione. Di atto gravissimo parla Prato Riparte, che riunisce sette partiti. Non possiamo condividere un'iniziativa che, anziché lanciare un messaggio di netta condanna per l'aggressione militare della Russia all'Ucraina, abbia permesso interventi che hanno divagato sulla storia del paese. Dell'Est e sulla NATO. E anche i radicali che avevano sottoscritto il manifesto Prato si mobilita per la pace si dissociano da come è stata condotta la manifestazione. E a proposito della manifestazione di sabato scorso, il sindaco Biffoni si è detto fortemente rammaricato e ha preso le distanze da alcuni atteggiamenti ritenuti inaccettabili. È stata l'unica piazza dove sono accadute cose simili, una manifestazione che non è stata organizzata dal comune, ma cui come tanti cittadini abbiamo voluto partecipare in forma privata per sostenere il popolo ucraino aggredito, ha sottolineato il sindaco Biffoni. E anche Carmignano scende in piazza per la pace. Il sindaco Edoardo Prestanti esorta la cittadinanza a partecipare alla manifestazione per la pace contro ogni forma di violenza, che si terrà domani sera con inizio alle 20.45 alla pista rossa di Seano. Un atto simbolico importante per esprimere la nostra vicinanza al popolo ucraino e a tutti i popoli che si trovano nella medesima situazione. Nel 2022 è inaccettabile che ancora si ricorra a forme di violenza per imporre la propria egemonia, afferma Prestanti. E voltiamo pagina, parliamo della Galleria degli Alberti, la Fondazione Cassa di risparmio presenta un'offerta per l'acquisto della collezione. Le opere sono state messe all'asta dalla BPV in liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione Cassa di risparmio di Prato nel pomeriggio di oggi ha presentato un'offerta non vincolante per l'acquisizione della collezione di Palazzo degli Alberti alla Banca Popolare di Vicenza in liquidazione quattro amministrativa. L'offerta per i quattro lotti proposti fa seguito all'avviso dei commissari liquidatori in scadenza alla mezzanotte di oggi per l'avvio del processo competitivo che ha per oggetto la vendita all'asta dei beni della Popolare di Vicenza, tra i quali anche le opere custodite a Palazzo degli Alberti. La collezione è un patrimonio della città ed è indissolubilmente legata al Palazzo degli Alberti in forza del vincolo pertinenziale della soprintendenza che lo caratterizza come un unicum espositivo, sottolinea il presidente della Fondazione Franco Bini. È vero che resta pendente l'appello al Consiglio di Stato presentato dagli stessi liquidatori, ma il vincolo di cui la Fondazione auspica la conferma definitiva colloca la collezione integralmente nel palazzo anche nel caso in cui ad acquisire le opere che ne fanno parte siano proprietari diversi, sottolinea ancora Bini. La presentazione dell'offerta si inquadra nella fase preliminare. Del processo di vendita dei beni, a cui dovrà poi seguire una fase di esame delle offerte e la successiva presentazione di offerte vincolanti da parte dei potenziali acquirenti. Nell'avviso dei liquidatori, la collezione di Palazzo degli Alberti risulta divisa in quattro lotti, anche se viene specificato il comune vincolo pertinenziale. Il primo lotto comprende 121 dipinti, una stampa, 16 sculture ed un tappeto, nel secondo lotto c'è la coronazione di spine del Caravaggio, nel terzo la crocifissione di Giovanni Bellini, nel quarto la Madonna col Bambino di Filippo Lippi. Il vincolo apposto dalla superintendenza lega le opere al palazzo degli alberti in cui sono custodite, qualificando l'intero gruppo di opere come collezione, ovvero come un unicum espositivo. Ciò significa che se anche le opere dovessero in futuro appartenere a proprietari diversi, non potranno fisicamente lasciare la sede attuale di Prato fino al permanere del vincolo stesso. Il valore complessivo della collezione è stimato in circa 60 milioni e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha una prelazione sull'acquisto delle opere dalla liquidazione. Nei documenti per l'avvio del procedimento è specificato che la cessione è condizionata al esercizio della prelazione da parte delle autorità competenti. C'è una nuova vittima causata dal Covid a Prato, un uomo di 87 anni che era ricoverato al Santo Stefano. Si tratta di uno dei 23 decessi registrati oggi in Toscana. A livello regionale i nuovi casi di positività al Covid sono 1.008, di cui 41 nel Pratese, con il tasso di positività che risale al 10,7%. Continuano invece a diminuire i pazienti ricoverati nelle aree Covid degli ospedali toscani. Simula la vendita della casa al figlio per non pagare il debito con il fisco. Per questo, a carico di un'imprenditrice, è scattato il sequestro dei beni per 420.000 euro. La Guardia di Finanza di Prato ha sequestrato un immobile ai ciliani e conti correnti per un valore di circa 420.000 euro ad un'imprenditrice cinese indagata per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Secondo l'accusa, la donna, che in qualità di titolare di una ditta individuale del distretto pratese risulta debitrice con lo Stato per imposte non versate, avrebbe tentato di simulare il trasferimento di proprietà di una civile abitazione al figlio, assunto poco prima alle dipendenze di un'altra impresa attiva nell'abbigliamento, ritenuta intestata a un prestanome e riconducibile alla donna stessa. Le indagini, eseguite su delega della Procura di Prato, hanno consentito di accertare la natura fraudolenta del trasferimento di proprietà, simulato al fine di mantenere il godimento del bene, l'abitazione della famiglia, in danno delle ragioni del creditore pubblico. Gli accertamenti portano infatti ad escludere che il figlio della donna potesse avere capacità reddituali tali da diventare proprietario dell'abitazione, né sono state trovate adeguate giustificazioni contabili riferite all'operazione immobiliare avvenuta nel 2020. Accogliendo le richieste degli investigatori, l'autorità giudiziaria ha dunque emesso un provvedimento di natura ablativa, cui i finanzieri hanno dato esecuzione sequestrando l'immobile e i conti correnti per un valore di circa 420.000 euro, cifra di poco superiore al debito maturato dall'imprenditrice con l'erario. La comandante provinciale dei vigili del fuoco, Maria Francesca Conti, lascia il comando di Prato, al suo posto arriva come reggente Nicola Cianelli, che per sei mesi svolgerà contemporaneamente il ruolo di comandante provinciale dei vigili del fuoco sia di Prato che di Pisa. Cambio al vertice nel comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Prato. Maria Francesca Conti, che ha guidato per quasi tre anni il comando pratese, lascia l'incarico e si trasferisce alla Spezia, dove ricoprirà il ruolo di comandante. Al suo posto arriva Nicola Ciannelli, che per sei mesi farà da reggente in attesa della nomina e dell'arrivo del nuovo comandante provinciale di Prato. Ciannelli ricoprirà in contemporanea il ruolo di comandante sia a Pisa che a Prato. Per me è un, insomma, un onore, una responsabilità, ma anche un piacere, perché, perché Prato si contraddette distingue nell'ambito regionale come un ambiente dove, dove la sinergia tra istituzioni è, è forte e consolidata e quindi sono sicuro che insomma, possiamo, possiamo continuare a lavorare insieme per il bene dell'interesse dei cittadini. Conti lascia con leggero anticipo sui tempi, dato che il mandato triennale scadeva a maggio. Nominata a maggio 2019 ha ricoperto l'incarico di comandante, il primo in carriera, in un periodo particolare segnato dalla pandemia, nonostante le difficoltà legate alla carenza di personale, soprattutto per quanto riguarda gli uffici e i tecnici. Il comando Pratesa è stata una seconda famiglia, ha detto Conti, che poi ha analizzato quali sono stati i principali ambiti di intervento. Sicuramente gli incendi delle e degli stabilimenti, anche perché proprio per il tessuto urbanistico. Spesso queste aziende sono molto vicine ad altre e quindi l'operazione di soccorso rispetto a quelle isolate che si possono fare in altri comandi deve immediatamente riuscire a evitare la propagazione che sarebbe poi un effetto domino terribile. E qui il personale di Prato è abituatissimo proprio a fronteggiare gli incendi. Un territorio che ha sempre aperto la porta ai vigili del fuoco e quando ho chiesto collaborazione, nessuno, nessuno nella provincia di Prato ha chiuso la porta. Intanto sta volgendo al termine il corso svolto da 15 volontari che presto daranno supporto al distaccamento dei vigili del fuoco di Vaiano. La politica lega sempre più nel caos. Marco Curcio restituisce la tessera del partito ma resta nel gruppo in Consiglio Comunale e i commissari vanno all'attacco. Sentiamo Stefano De Biase. Dopo le dimissioni da segretario comunale della Lega, Marco Curcio restituisce anche la tessera del partito. La decisione arriva a seguito del botte e risposta col commissario provinciale del Carroccio, Filippo Lagrassa. Curcio sostiene di essere stato offeso dal commissario, la grassa invece ribatte parlando di dimissioni dettate dall'incompatibilità tra l'incarico di partito e la professione di militare di Curcio. A sostenere la posizione di la grassa è anche il commissario regionale della Lega, Mario Lolini. I contrasti e le discussioni sono la normalità in un partito, dice, queste però non possono essere l'alibi per giustificare un vizio formale come l'incompatibilità tra il ruolo di segretario di Curcio e quello lavorativo nell'esercito. Curcio però non ci sta, ribatte che non esistono sentenze in tal senso che acclarano una incompatibilità fra la sua professione e il ruolo di segretario di partito e chiarisce resto nel gruppo in Consiglio Comunale della Lega perché qui sono stato eletto dai cittadini e resto coerente con loro e con Salvini. Le incognite, però, nella Lega non mancano perché lo stesso capogruppo del Carroccio Spada si schiera col commissario Lagrassa. Esprimo la mia fiducia nell'operato del commissario, dice, e invito tutti i nostri militanti ad aiutarlo nella gestione della fase commissariale per arrivare al più presto, con un partito finalmente unito e compatto, al prossimo congresso. Restano inoltre da capire quali ripercussioni avrà sull'alleanza di Centrodestra questa nuova spaccatura all'interno della Lega. Ricordiamo che di tutti i consiglieri comunali di Centrodestra, da Prato solo uno, cioè Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia, non ha cambiato casacca, lasciato il partito o rinunciato alla tessera dal giorno in cui è stato eletto ad oggi. Lo spettacolo Il Politeama ha ospitato uno degli artisti italiani più amati ed affermati, Claudio Baglioni. Ieri sera al teatro di Via Garibaldi ha fatto tappa il tour 12 note sole, che il cantatore tiene nei teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d'Italia. Un concerto sold out che ha visto Baglioni protagonista assoluto con le composizioni più preziose del suo repertorio in un racconto tra musica, suoni e parole. Se ogni tanto piacerai che io solo, resto qui e canterò solo. Siamo adesso allo sport al calcio. Il Prato rimanda ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria allo stadio Lungo Bisenzio. I lanieri non vanno oltre il pari nello scontro Salvezza con la Bagnolese. Vediamo un brudino caldo. E visto il freddo che faceva il Lungo Bisenzio. È meglio di niente. Il Prato impatta 0-0 nello sconto diretto per la salvezza con la modesta Bagnolese poche emozioni, un brutto prato che non riesce proprio a svoltare. Brutta partita, brutto prato perché si è adeguato un pochino alla partita che ci hanno concesso loro, per giocare diciamo, in maniera decente, avere degli equilibri, avere un po' di geometria, bisogna che le squadre giochino tutte e due insieme. Loro hanno fatto la loro partita, sono venuti qua per portare via un pareggio come poi hanno portato via. Probabilmente sono stati aiutati anche un pochino dall'arbitraggio perché gli ha permesso di tutto, si sarà giocato in un tempo, si sarà giocato mezz'ora di effettivo perché fra falli laterali un quarto d'ora, rimessi dal fondo 10 minuti, poi gli ha concesso di tutto. Nel primo tempo proteste laniere per questo contatto in aria su Gissi, l'arbitro lascia correre. Ancora il Prato, sempre con Gissi prima, e successivamente con Nicoli, senza gusto costrutto, però. La Bagnolese si difende e ci prova con Leonardi, la conclusione finisce al lato di poco. Nella ripresa la partita rimane bruttina. Il Prato ci prova con Gissi, ma il difensore Bertozzini fa il fenomeno in chiusura. La Bagnolese si difende e basta! E aiutata dal vento, fa venire un coccolone a Pagnini che risulta decisivo sulla punizione di Buffagni. Finisce 0-0, è un brodino davvero e poco più. La situazione di classifica rimane preoccupante, la zona play-out è davvero dietro l'angolo. E ovviamente del Prato, ma non solo, torneremo ad occuparci stasera. Come ogni lunedì, al gioco è fatto: linea quindi a Massimiliano Masi per tutte le anticipazioni. Grazie Arianna, 21 e 20 rigorosamente in diretta, non prendete impegni perché c'è una grande puntata del gioco è fatto. Parleremo del campionato di Serie D. Cercheremo cioè di capire cosa sta succedendo al Prato che non riesce proprio a violare il Lungo Bisentio. Da quando è tornato a giocare nell'impianto di via Firenze il Prato non ha ancora vinto. Quindi faremo il focus sulla situazione in casa Laniera. Per quanto riguarda invece il girone del campionato di Serie D torna prepotentemente al comando il San Donato Tavarnelle che va a vincere sul campo del Follonica Gavorrano mentre si ferma il Poggi Bonsi. Poi spazio al campionato d'eccellenza nel Girone A il Tau continua a vincere risponde per le rime il Camaiore abbicano sia la Lastrigiana che il Signa. In evidenza invece le Pratesi vincono sia la formazione del Prato 2000 che la Zenit entrambe in trasferta. Per quanto riguarda il Girone C avremo un ospite d'eccezione, l'allenatore che ha vinto la Coppa Italia d'Eccellenza vale a dire Giacomo Chini della Fortis Juventus e proprio la Coppa Italia d'Eccellenza faremo il focus anche su questo campionato con il figline che rallenta ma rallentano anche la Fortis e il Terra Nuova Traiana ed infine la promozione con le belle imprese sia del Malisetti Seano che della Viaccia insomma il menù è ricchissimo i gol da ogni dove tantissime immagini potete interagire con noi attraverso gli sms oppure l'applicazione whatsapp il numero lo ricordo è il 331 1-1-8-8-8-6-7-6. Allora, 21 e 20, rigorosamente in diretta, una puntata da non perdere del Gioco è Fatto. Non prendete impegni, eh. Vi aspetto, a più tardi. Ariana Grazie Massimiliano Masi, a più tardi. E noi vi lasciamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lama, a seguire Chiadi sindaco e poi appunto il Gioco è Fatto. L'informazione di TV Prato torna domani alle 13.45 con il Tg del giorno. Grazie per averci seguito e arrivederci. Purtroppo, questo non succede solo nei film. Ma se vuoi stare tranquillo, un modo c'è. Affidati a veri professionisti. Prato Allarme, una sicurezza da Oscar. Abbiamo scelto gli uomini giusti. Perché vogliamo che i nostri clienti si sentano protetti ma anche sereni. Atopolli. Professionisti della sicurezza. Non guardi. Autofficina Montegrappa è Revisioni Meccanico, elettrauto, gommista e autonoleggio. La trovate nella nuova sede di Via Fra Bartolomeo 205 a Prato 0574 592922 Passiamo subito a vedere quindi la previsione per la giornata di domani. In mattinata quell'impulso di aria fredda determinerà un temporaneo aumento della nuvolosità sulle zone interne con qualche debole nevicata in appennino, specie sui versanti Emiliano-Romagnoli, nevicate fino a quote molto basse, chiaramente. Per quanto riguarda eh, i venti, questi subiranno una nuova intensificazione. Saranno sempre venti dal nord-est come quelli che abbiamo avuto anche nei giorni scorsi. E, Mari poco mossi sotto costa, mossi al largo. Nel pomeriggio avremo un miglioramento delle condizioni del tempo, quindi fino a cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso, e venti ancora a nord-orientali moderati e con rinforzi. E le temperature domani subiranno una diminuzione più sensibile nei valori massimi.